E buon salve, buon salve. Salve popolo della notte, popolo dell'aria. Benvenuti a questa quattordicesima tappa della Fly Across America. Tappa importante, lo so, lo dico sempre. Però questa volta lo è davvero. Questa volta lo è davvero perché sorvoleremo e buona parte del Grand Canyon. Quindi andremo verso la diga di Page. Vediamo se riesco a farvi già vedere un pochettino il tragitto. Allora, decoleremo da Flagstaff, dove siamo atterrati l'ultima volta. Siamo già pronti sulla pista con il pieno. Stavolta abbiamo siamo riusciti a fare il pieno finalmente. Andremo praticamente verso nord, quindi dopo aver fatto quasi tutta l'America andando verso ovest, questa volta ci dirigiamo verso nord. Facciamo una specie di V, quindi andremo verso nord, andremo verso Page, dove ci sarà dove andremo a vedere la diga. Ecco qui, c'è la diga del Colorado River, e poi scenderemo giù. E attraverso il Colorado River fino ad arrivare al Parco Nazionale del Grand Canyon, che dovrebbe trovarsi da queste parti. Eccolo qua, Parco Nazionale del Grand Canyon. Ci dovrebbe essere un piccolo aeroporto qui. Vediamo. No, eccolo qua. Dovrebbe essere questo. Vediamo dov'è Flagstaff. Esatto, sì. Tecnicamente siamo molto vicini. Siamo molto vicini, siamo a circa un quarto d'ora, però noi l'allunghiamo un pochettino, quindi noi dobbiamo andare qui, in questa zona qui, però andiamo anche un pochino in su, quindi facciamo una specie di V, andiamo su, poi torniamo giù. Ci facciamo un po' tutto il Colorado River, sarà circa un'ora di volo, più o meno, solito ora, solito tragitto, sulle 200 miglia, più o meno. E facciamo sempre col Grand Caravan. E io direi di decollare e dopo magari ci facciamo anche due chiacchiere. Allora, diamo l'ultima controllata. Allora, la torre di controllo ci ha già detto che abbiamo luce verde per il decollo. Controlliamo i flap. Ok, direi che ci siamo. L'unica cosa, vediamo un attimo i controlli perché io ho un pochettino che non. Ok, flap. Così sono tutti giù. Ok, come vedete, fuel siamo pieni. Possiamo togliere il freno di parcheggio. E a questo punto dovrebbe essere questo qui. No, ce l'abbiamo già tolto il freno di parcheggio. Benissimo. Ok, ci accingiamo al decollo. C'è la zanzara proprio sullo schermo, va bene. Allora, intanto sta già arrivando qualcuno, quindi liberiamo pista perché è già un po' che siamo su questa pista. Ok, andiamo toga. Compensiamo con il timone. C'è un po' di vento, eh? C'è un po' di vento. Ok, rotate. Flagstaff Tower, generic November 7 tree for Charlie Bravo Solo Runway 3 Pronti El Decollo IFR, Aquilo Golf, Uniform Papa. IENA 2000, continue for North Departure. Generic November 7 tree for Charlie Bravo lineup and wait.
Ok, confermiamo l'indicazione che ci ha dato la torre. Ok, iniziamo a diminuire un pochettino. Ok, iniziamo a mettere pilota automatico. Nav. Iniziamo a settare l'altitudine. Confermiamo. Flagstaff Tower INA 2000 frequency change. Ok, ci stiamo un pochettino. C'è un po' di vento, ragazzi, c'è un po' di turbolenza. Allora, ci sono queste montagne davanti, io direi di adesso ci alziamo un pochettino, poi magari proviamo ad aggirarle. Allora, innanzitutto alziamoci ancora un pochettino. Dopo facciamo tempo ad abbassarci. Allora, vertical speed up, perfetto, così cerchiamo di ritornare un attimo in rotta. Perché vedete, siamo abbastanza vicini, siamo a 45 miglia, però noi la nostra rotta è un'altra. Siamo leggerissimamente fuori rotta, che è questa. Però lo facciamo per aggirare quella montagna, quindi adesso giriamo leggermente, diamo un heading un pochino più morbido, la aggiriamo. Ok, siamo comunque sia ancora in salita. Sì, ce la facciamo alla stragrande. C'è molta turbolenza, molta. Ok, guardiamo un attimino come siamo messi.
abbassiamo un attimino il volume della cabina e alziamo leggermente la musica. Ok, io direi di rimetterci adesso in rotta perché siamo veramente fuori rotta, quindi giriamo leading per rimetterci completamente nella rotta giusta. E possiamo anche un pochettino abbassarci, eh? Adesso sì che ci possiamo abbassare. Quindi scendiamo. Siamo a 10.000 piedi. Perfetto. Vertical speed. Down stavolta. Andiamo in discesa. Ok, cerchiamo di rientrare in rotta. Ecco che è questa qui, questa viola. Allora, stiamo scendendo. No, stiamo livellando. Perfetto. Per me possiamo scendere anche un altro pochettino, eh? Vabbè, rimaniamo a questa altitudine per il momento. Mannaggia, sta zanzara, oh.
Riesco a trovare la posizione oggi. Andiamo a vedere intanto Page. Eccolo qua. Page è una città degli Stati Uniti d'America situata nell'Arizona, nella contea di Coconino. Oh, non mi dà altre indicazioni. Coconino. Ancora, ma manchicchia, eh? Eccola qua, Peach. Allora, la diga dovrebbe essere. Eccola qua. Ah, però. Ah, cazzo, ci sono i fossili, vedi? Guarda che roba. Stato dell'Arizona. Che bella grande però, eh? Che posti. Questa che cazzo sarà? Una turbina? Una turbina della centrale, forse. Ok, siamo perfettamente in rotta. Siamo perfettamente in rotta. Manteniamo questa posizione. Che sembra la luna, eh. Paesaggio lunare.
Acceleriamo un po'. Ah, c'è un altro aereo, beh.
palle sta zanzara, mamma mia. Secondo me questo potrebbe essere il Grand Canyon, perché ci siamo abbastanza vicini. Vediamo che dice la mappa. Dunque, no, è questa zona qua, è ancora un pochino più in su. Parco Nazionale Grand Canyon ce l'abbiamo alle nostre ore 10. Qua. Quindi Grand Canyon è questo qui. Page ce l'abbiamo davanti. Procediamo con questa snatura, 150 nodi. Possiamo ridurre leggerissimamente.
Allora, vediamo di capire un pochettino più o meno dove siamo. Allora, il GPS ci dà, questa cos'è la US 89, quindi sulla nostra sinistra abbiamo una strada, la US 69. Ok, sicuramente questa qui. Ottantanove, non 69. Allora, questo è il Colorado Rivers. Questo qua. Ok, una bella giornata. Questo qua. Porca puttana, sembra di stare sulla luna comunque. Vediamo come siamo con la rotta. Ah, la rotta è perfetta, quindi va a intersecare. Noi andiamo dritti. Sì, perché Page comunque sia ce l'abbiamo proprio davanti. Perfetto. Ok, questa strada, questa US 89. Dalla parte destra ce la troveremo dalla parte sinistra. Quindi qua, da queste parti qua. Eccola qua, è questa qui. Questa. E dopo andrà su. Sì, perché noi praticamente dobbiamo andare qui. Io comunque un pochettino, raga, mi abbasserei. 10.000 piedi mi sembrano tanti. Questa qua. Questa è l'Interstate 89.
Allora, vediamo come si è messi. Wow, che bello, ragazzi. Eccolo, Merbel Canyon, siamo molto vicini. Questo praticamente era l'obiettivo dove dovevamo andare. Poi dopo praticamente l'ho un pochino allungato. Eccolo qua. Questo qui. Vediamo se riusciamo a vederlo. Siamo quasi quasi vicini, eh. Siamo arrivati. Sì, fa praticamente una piccola curva qui, vedete? Allora, così, e poi va su, page subito qui. Infatti questa dovrebbe essere page, questa qui, davanti a noi. La US 89 ce l'abbiamo qua, dovrebbe essere questa. Eccola qua, Marble Canyon. Adesso andiamo su, poi torniamo giù. Diamo una controllatina sempre, abbassiamo un pochettino i giri del motore. Siamo in perfetta rotta. Io direi di iniziare leggerissimamente ad abbassarci. Quindi selezioniamo l'altitudine e andiamo un pochino giù. Andiamo sugli 8.000 adesso, scendiamo 2.000 piedi. Ok, perfetto. Vertical speed, down. Scendiamo piano piano, diminuiamo la velocità. Perfetto. Siamo in leggera discesa. Ok, rimaniamo sui 150 nodi. Eccolo qua, aeroporto municipale di Page. Diamo un'occhiata alla diga, quindi prenderò in mano i comandi. Diamo un'occhiata alla diga, poi ci catapultiamo giù verso sud, lungo il Colorado River. Quindi faremo gran parte del Grand Canyon fino ad arrivare al Parco Nazionale del Grand Canyon. Stiamo continuando a scendere, siamo a 9.400 piedi. Abbiamo un ratio di discesa molto basso, piano piano. Ragazzi, paesaggio veramente, paesaggio lunare, eh? Paesaggio lunare. E ditemi se non sembra veramente la luna questa. Allora, vediamo se c'è l'orologio. Non riesco a capire che ore sono, perché secondo me ho piazzato. Possibile che non abbiamo l'orologio? Forse in forma digitale. Ok, mi ha preso l'autopilota e lo stacco un attimo, perché ovviamente
come vedete qui, l'autopilota fa la curva. A questo punto, se curviamo e seguiamo la rotta, non riusciamo ad andare a vedere la diga. Quindi a questo punto stacco e prendiamo in mano. Ok, page questa cittadina qui. A questo punto possiamo anche scendere un pochino di più. Andiamo a dare un'occhiata alla diga. Eccola qua. Diminuisco un po'. Eccola qua la diga. Questa qui. Sembra piccola, ma non lo è. Ci facciamo un giro intorno. Okay, ci facciamo una sorvolata sopra la diga e poi iniziamo ad andare giù per il Colorado River. Guardate come si vede bene. Guardate che spettacolo, ragazzi. È vero o non è vero? Ok, salutiamo la cittadina di Page con la sua diga e ci dirigiamo adesso verso. Allora, ci facciamo Merbel Canyon, che doveva essere il nostro praticamente obiettivo, il nostro arrivo, ma l'abbiamo un pochettino allungato e siamo andati a finire fino al Parco Nazionale del Grand Canyon. Ok, tengo i comandi così almeno possiamo un pochettino anche interagire. Anzi, potrei, visto che siamo quasi in rotta, direi che no, ancora non siamo in rotta, ancora non siamo in rotta. Ancora no.
Però se invece di dargli l'autopilot gli do, allora invece di dargli, facciamo una cosa. Siamo a adesso 5.000. Allora scendiamo un pochettino con l'altitudine. Impostata, facciamo 6.000, perfetto. Up. E invece di fare nav facciamo heading. Troppo, 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 Nino, troppo, così. Perfetto. Perfetto. Ok, ci stiamo leggerissimamente alzando. Ma possiamo stare sui 5.009, vediamo se riusciamo a mettere 5.7, facciamo 5.8, dai. Guardate che spettacolo, ragazzi, siamo sopra il Colorado River. Non so se rendo. Che posti. Allora, qui c'è un'aviosuperficie su questa zona qui, su Merbel Canyon. C'è un po' di turbolenza. Eccolo qua. Sì, è proprio una piccola pista d'atterraggio, ma proprio piccola. Marble Canyon, ok, perfetto. Allora devo capire perché non ci stiamo, ci stiamo alzando e invece ci dobbiamo abbassare. La vediamo. Altitudine e vertical speed in down. Ok. Adesso ci stiamo abbassando. Eccolo qua, ragazzi, questo è il Colorado River. Vediamo se riusciamo a far vedere un pochettino. Perfetto, ci siamo completamente sopra. Dopo faremo una piccola deviazione, non lo seguiamo per. Ah, possiamo credo mettere anche il. Siamo un po' fuori rotta, però. Iniziamo a girare di qua, rimettiamoci in rotta.
ancora un pochettino. In modo da andare a intercettare la rotta. Ok, a me lo sai cosa mi stupisce? Che ci sia dell'acqua lì. Vabbè, comunque c'è la diga, è vero. Cioè, per forza. Cazzo, sto andando troppo veloce. Ah no, mi ecco, ho preso un colpo. Ci alziamo di 200 piedi, eh. Che spettacolo, raga. Poi col sound dei Tears for Fears sotto. Happy birthday! E che cazzo c'è là? Ci buttiamo dentro il Grand Canyon. Ok, ci siamo quasi. Andiamo nav.
Ci alziamo un po'. Allora, dovrebbe essere in questa zona qua l'aeroporto. Allora, questa zona qua, Parco Nazionale, ce la dovremmo avere quindi alle nostre ore 1. Quindi noi dovremmo fare una piccola deviazione. Vediamo se sta entrando in rotta. Sì, perfetto. Dovrebbe correggere adesso. Ok, direi che può bastare come altitudine. Scendiamo un po'. Siamo 7-2. Allora, dovremmo iniziare a livellare, perfetto. Ok, il Parco Nazionale del Grand Canyon dovrebbe essere sulla nostra destra. Vediamo cosa ci dice Google. Ok, noi siamo scesi qui. Dovremmo avere anche dei punti di interesse. Eccole qua, eccole qua. Infatti dobbiamo virare, quindi togliamo il navigatore e mettiamo leading. Dunque, togliamo il nav, heading e cambiamo rotta. Ragazzi, ditemi che non è uno spettacolo questo. Ok, vediamo la mappa cosa ci dice. Dobbiamo virare ancora leggerissimamente. Noi dobbiamo andare a Tusayan, però. Eccolo, ah, eccolo. Aeroporto di Grand Canyon. Ok. Allora andiamo lì. Andiamo lì, cambiamo obiettivo. Andiamo lì. Non capisco perché non me l'aveva dato prima, quindi ok, ce l'abbiamo anche più vicino, vediamo se la torre di controllo ci dice qualcosa. Aeroporto Grand Canyon, perfetto. Aeroporto di Grand Canyon. GRM. Direzione una pista. Oh, la 15. Atterraggio con arresto completo. Annuncia posizione. Kilo Golf Romeo Mike traffic INA 200013 miles east, Rimettiamoci a posto. 7,200 feet inbound to land runway 15.
Però strano, non mi dà aeroporti da quel lato. Mentre qua mi dà un botto di punti di interesse. Eppure qua, ok, stacco il pilota automatico, ragazzi, prendo manuale. Quattro miglia, siamo quasi, eh. Prima gli diamo un'occhiata. Perché secondo me non è questo l'aeroporto, eh? O meglio, non è l'aeroporto che abbiamo deciso di prendere. No, questa ragazzi è nave superficie. No. Lasciamo stare. Non c'è neanche un cazzo qui. Ah, vaffanculo, va. Ah, porca, stacca sta cazzo di heading, vaffanculo, va.
Sì, naturalmente non siamo in rotta. Ok, cerchiamo di ritornare sui nostri passi. Quanto verde qui comunque. Ok, spingiamo un po' adesso. Tower INA 2000 is 20 miles north, 9,800 feet, with India to land. INA 2000 Canyon Tower. Altimeter 30.13, wind 060 at 10. Fly left traffic runway 3. Fly left traffic runway 3, INA 2000. Sinistra pista 3. Ci siamo quasi, eh? Praticamente Parco Nazionale Grand Canyon è questa parte qua. Sì, dove siamo stati noi, questa parte qua. Oh, guarda i punti di interesse che ci sono qui. Infatti mi sembrava. Andiamo a farci un giro, raga. Stacco il pilota automatico un attimo. Tanto la pista non è lontana. Ok, possiamo dire che adesso siamo veramente sopra il Grand Canyon. C'è un po' di turbolenza. Diminuisco un po' e scendo leggermente. Porca puttana, stiamo ballando un po' il twist, eh?
Phantom Creek, sì, sono tutti sì, punti di interesse, dai. Ok, non scendiamo troppo perché dobbiamo risalire dopo. Questo è veramente. Ecco, siamo adesso sopra il Colorado River, che è il fiume. Ok, stiamo scendendo troppo, eh. Riprendiamoci. Grand Canyon Village, Skeleton Point, Burro Bring, Spring. Ok, abbiamo visto l'aeroporto, ragazzi. Questo è un paesino. Che cosa sarà questo? Vediamo se lo dice Grand Canyon Village. Ci stiamo passando sopra adesso. Che figata, ragazzi. Ma ti immagini vivere lì? Ok, è questo. Autorizzato atterraggio pista 3, perfetto. Possiamo atterrare. Sì, ho capito, scusami.
Puttana, raga, c'è un gran vento. Prendi. Facciamo la flare. Next taxiway, ah, procediamo. Ho capito. Un'altra volta. Canyon Ground IENA 2000 request taxi to parking. IENA 2000 taxi to general aviation parking via taxiway Echo Papa. Taxiing to general aviation parking via taxiway Echo Papa IENA 2000. Ok ragazzi, siamo arrivati. Oh, che cavolo, guarda sto coglione, oh. Ok, ragazzi, arrivati.
Un'ora e 14. Va bene, va bene, va bene, va bene. Direi che gran volo, bello. L'abbiamo allungata un po'. Abbiamo fatto praticamente una sorta di V. Da qui, tac, tac. E adesso prossimo giro, proseguiremo da Tusayan, quindi Tusayan, decoleremo da qui e andremo fino a Las Vegas, che non è lontanissima, eccola qua. Dovremmo riuscire a farcela, eh? Sì, assolutamente. Albuquerque, sì, bellissimo, eccolo qua. Quindi ragazzi, direi che la Flycross America sta entrando veramente nel vivo adesso. Abbiamo fatto tutta il Grand Canyon, o gran parte del Grand Canyon, e arriveremo fino a Las Vegas. Quindi anche direi che domenica prossima è la tappa. Molto, 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 molto interessante. Benissimo, ragazzi, vi ringrazio. Grazie della compagnia. E prossimo appuntamento con la Flycross America domenica prossima, sempre alle 00:30. Invece, il prossimo appuntamento live streaming è domani con una grossa novità. Domani facciamo un nuovo, ecco c'è anche appunto lo spottino. Domani in prima serata, quindi attorno alle 21:30, in novità assoluta, nuovo libro game Hong Kong Hustle, stavolta in cartaceo e con la Fabiola, e direi molto molto curioso di vedere questo nuovo libro game, dove è un po' diverso da quello che facciamo di solito. Ragazzi, grazie di nuovo della compagnia, e metterò il VOD su YouTube, e magari in modalità un pochettino più ristretta. E se vi è piaciuto il video, sempre un bel like e buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte. A domani.